zuppa di ostriche, un incantevole piatto per la stagione fredda, dall'autunno all'inverno, per scoprire i profumi del bosco, i sentori del mare. Per 4 persone servono degli ingredienti molto semplici: 12 ostriche freschissime, l'acqua delle ostriche che avrete cura di filtrare, 220 grammi di latte, 110 grammi di panna di latte, 65 grammi di farina di patate o fecola, 25 grammi di burro di primo affioramento, sarebbe preferibile, pepe bianco di mulinello, sale fine quanto basta e erba cipollina che vi servirà per un trito di guarnizione. Volendo potete arricchire il piatto con delle lamelle di funghi porcini per incrementare il profumo autunnale di questo straordinario primo piatto. E ora passiamo alla preparazione del piatto. Ci darà una mano Luigi Lombardi, presidente della Federazione Italiana Cuochi della provincia di Latina e docente di cucina. Abbiamo visto le nostre ostriche, cominciamo con la prima operazione fondamentale, che è quella di aprirle. La cosa importante, sapete qual è? È quella di evitare di perdere tutto il liquido delle ostriche, perché il liquido dell'ostrica è quello che ci serve proprio per la realizzazione del piatto. Eccola qua. Che cosa dobbiamo fare? Prendere la nostra ostrica, il liquido, filtrarlo. Intanto Luigi comincerà a scaldare il latte, il liquido filtrato delle nostre ostriche, e quando si formeranno le prime bolle metteremo giù i nostri straordinari frutti di mare. Avevi detto che volevi stemperare, sì, adesso la fecola di patate con la panna, sì, per evitare che si formino grumi, sì, giusto? Sì, sì. Mettiamo dentro le ostriche, che dovranno cuocere 5-6 minuti, non di più. Io mi porto avanti col lavoro un attimo, perché questo ci serve per profumare il piatto. Io andrei giù con la fecola. Vedi che sta addensando, siamo pronti. Aggiungiamo a questo punto il burro per dare consistenza grassa al piatto. Un pizzico di sale, un pizzico di pepe, puoi spegnere la fiamma secondo me e andiamo a impiattare. Una, due, tre, e per dare un po' di colore al piatto la nostra erba cipollina, e la ricetta, prego chef, è pronta.